Entriamo in Italia con le notizie perché nella riserva marina di Ventotene, nell'arcipelago Pontino, sono state liberate due tartarughe marine, tra cui una di una rara specie messicana. Per studiare i loro movimenti su Carapace è stato messo un trasmettitore satellitare. Matteo Parlato ha seguito l'evento. Vediamo. Siamo nella riserva naturale di Ventotene e Santo Stefano per il rilascio di due tartarughe marine. Sono 60 le tartarughe liberate nel 2014 dalla stazione zoologica Anton Dorn di Napoli. Questa volta però ci sono due particolarità. Primo, oltre a una caretta, c'è una rara e quasi estinta tartaruga di Kemp che arriva dal Golfo del Messico. Secondo, alle tartarughe è stato applicato un localizzatore satellitare per seguirle e capire meglio i loro comportamenti, anche in considerazione del cambiamento climatico. Ma facciamo un passo indietro alla stazione zoologica. Qui le tartarughe vengono prima curate. In mare, oltre a ami e reti, le tartarughe, ma non solo loro, trovano plastica che scambiano per cibo con drammatiche conseguenze. E poi si è deciso per il localizzatore, anche nella speranza di poter seguire il viaggio in Atlantico della tartaruga messicana. Va detto che il trasmettitore, tra circa un anno, con la crescita del carapace, si staccherà naturalmente. Una volta pronte, le tartarughe da Napoli sono state portate nella riserva per cominciare il loro viaggio dal mare aperto e i rettili non hanno perso l'occasione di prendere subito il largo. La stazione zoologica lavora in collaborazione con la Regione Campania, le riserve, tra cui quella di Ventotene e Santo Stefano, e la Capitaneria di Porto per il recupero delle tartarughe in difficoltà e il loro successivo rilascio. E proprio poche ore dopo l'ultima liberazione, la Capitaneria ha recuperato un'altra caretta nelle acque di Ponza. Anche lei ha ingoiato plastica. Invece, una costante di tutte le liberazioni di questi animali è l'incontro con le scolaresche locali. Su quella targhetta c'è un numero, un codice che corrisponde a quella tartaruga. Gli studenti fanno domande molto interessanti, soprattutto molto fantasiose, ma l'obiettivo più importante per noi quando incontriamo i ragazzi, gli studenti in particolare, è quello di lasciare loro un messaggio della nostra attività affinché loro possano continuare nel futuro ad avere la giusta attenzione di salvaguardia dell'ambiente.